indipendenza si va avanti? Ma innanzitutto sono felicissimo perché 500 gazebo in un solo fine settimana in tutto il Veneto è una cosa che da anni nessuna forza politica riusciva a fare, quindi la Lega corre, la Lega c'è, la voglia di indipendenza è tanta sia da Roma che da Bruxelles. Da Bruxelles perché fuori dall'euro riparte la speranza, riparte il lavoro, ripartono gli stipendi, da Roma perché l'Italia è uno Stato sostanzialmente ormai fallito, stiamo litigando sul salva Roma, la capitale di questo Stato, se non raccatta 500 milioni dichiara fallimento, quindi il Veneto merita di più, ogni anno il Veneto lo documentiamo, regala 21 miliardi di euro allo Stato italiano avendo in cambio servizi da poco e niente, quindi la voglia di indipendenza mi sembra assolutamente fondata. Fuori dall'euro, ha detto il segretario, qui a Verona il sindaco la pensa un po' diversamente. Io ritengo, 7 premi Nobel ritengono che l'euro sia una vaccata, che non sta né in cielo né in terra, che tiene insieme economie, storie e culture diverse, ci hanno guadagnato i tedeschi, le banche, le multinazionali, ci hanno smenato gli imprenditori, le partite IVA, gli artigiani, gli esodati e gli agricoltori, e quindi siccome noi vogliamo poter lavorare in casa nostra come siamo abituati a fare da secoli, vogliamo riprenderci anche il controllo della moneta. È difficile, Flavio Tosi dice è difficile, ha ragione, però non siamo soli, a differenza del passato siamo soli in Italia a dire fuori dall'euro, ma in Europa siamo con la Le Pen, siamo con gli austriaci, con gli olandesi, con i fiamminghi, con gli svedesi, con gli inglesi, quindi c'è l'alternativa per un'altra Europa fondata sulle monete, sulle tradizioni, sul lavoro e non sulle banche, quindi è una battaglia difficile, ma noi la vogliamo vincere. Salvini, lascia... il governo Renzi, lei cosa dice a chi sostiene che è l'ultima chance per l'Italia, altrimenti rischiamo di fare la fine dell'Ucraina o di simili? Il governo Renzi mi sembra la logica prosecuzione del governo Monti e del governo Letta. Il ministro dell'economia che controlla il portafoglio degli italiani è un inviato di Bruxelles e di Berlino. Quindi c'è poco da sperare, vediamoli alla prova. È partito dal Veneto, non a caso, perché probabilmente viene a scuola di buon governo e di buona amministrazione. L'Italia ci sarà e la Padania ci sarà anche dopo Renzi, quindi non, dopo Renzi il diluvio mi sembra che non abbia ancora camminato sulle acque, poco ci manca, però non penso che dopo ci sarà il disastro. C'è chi dice che sia partito da Treviso, dal Veneto, anche per insidiare una base elettorale leghista ampia fino al 2010 che poi si è via via erosa. Ma io spero che uno che fa il Presidente del Consiglio con tutti i problemi che ci sono in Italia non abbia tempo da perdere per fare campagna elettorale. Treviso ha bisogno di risposte, Treviso ha scelto di girare a sinistra dopo tanti anni di Lega e mi sembra che molti se ne stiano pentendo dopo pochi mesi di amministrazione. Noi siamo qua con le nostre proposte, ripeto, siamo essere in 500 piazze in un fine settimana con numeri, proposte e una proposta forte come quella sull'indipendenza, penso che a Roma debbano pensarci bene e debbano darci delle risposte. È una proposta che si differenzia però dal plebiscito digitale di questi giorni. Tutto quello che va verso l'indipendenza e l'autonomia è il benvenuto, noi non siamo schizzinosi, quindi sosteniamo qualsiasi richiesta plebiscitaria o meno che coinvolga i cittadini veneti. È da tempo però che in regione la questione dell'indipendenza è ferma, come mai? Perché la Lega è compatta, il resto del centrodestra è prudente, qua però il tempo che rimane è poco, quindi non è tempo per la prudenza, quindi spero che i gazebo di questo fine settimana e la tanta gente che conto verrà a firmare, leghisti e soprattutto non leghisti, dia una scossa anche a Forza Italia, Nuovo Centrodestra, tutti quelli che sono un po' titubanti. Segretario, fino a che punto sono compatibili le idee diverse che avete sull'euro tra lei e Tosi all'interno della Lega? Sono assolutamente compatibili, l'analisi sui disastri dell'euro è comune. Abbiamo fatto un congresso che ha scelto che la linea della Lega è quella che dice fuori dall'euro si riparte, questa è la linea della Lega, poi il bello della Lega è che si confrontano opinioni diverse su tanti temi diversi, però. Ma gli stessi economisti sul dopo euro sono divisi, tutti sono uniti e anche io e Tosi nel dire che questo euro così com'è è la morte del Veneto e ma dell'Italia intera. Segretario, cosa si aspetta da questa fine settimana di gazebo? Ma è già un successo ancora prima di cominciare, ripeto, io ricordo il sito firmaindipendenza.org perché sfido qualunque altra forza politica, sindacale, associativa in Veneto in un fine settimana a essere in 500 piazze, quindi vuol dire migliaia di militanti che si mobilitano e vuol dire una bella scossa, ripeto, a un dibattito come quello sull'indipendenza che ogni tanto si ferma perché non tutti ci credono mentre noi ci crediamo. E poi, segretario, cosa succederà? Quando avremo tantissime migliaia di firme? E poi le userà Luca Zai in regione. Zai è il governatore più apprezzato d'Italia, stando alle statistiche. Adesso contiamo di dargli forza. Queste sono firme che servono ai veneti
e a Zaia per sfondare il muro. Ripeto, a Roma stanno dibattendo il salva Roma, il Veneto si salva da solo senza decreti strani. Salva Roma, salva Napoli e via via così. È un certo tipo di Italia che è finita. Segretario Tosi, Renzi sembra l'ultima spiaggia, ma il referendum sull'indipendenza cos'è allora? Ma è un segnale di ribellione contro lo Stato, è tre volte che a Roma ed è saltato grazie. Prima la senatrice Bisinella in commissione, poi ai nostri senatori in aula, ai nostri senatrici, il salva Roma, che è una porcheria assoluta, perché se uno male amministra paga lui, che non vuol dire avercela con Ignazio Marino, lui ha l'eredità di 20 anni e oltre. A parte un breve parentesi di amministrazione di centrosinistra, il salva Roma fa il pari col salva Venezia, dove il centrosinistra ha amministrato male, ha fatto debiti e pensa e spera che li paghino tutti gli italiani. Allora lo facciamo tutti, ci mettiamo a amministrare male Verona, Vicenza, Varese. Perché in coda c'è anche Napoli, dicono, sembra fallito, è mezzo sud. Ah, è la cosa più comoda, no? Amministrare male, fare debiti, creare il consenso con stipendifici e quant'altro, poi tanto paga pantalone. E siccome non se ne può più, il livello di pressione fiscale è inammissibile. Abbiamo imprenditori che si suicidano, imprese che chiudono, e pensare che qualcuno voglia regalare al Comune di Roma, non è questione di cittadini romani, è questione di mala amministrazione. Quegli 850 milioni se li paga chi ha fatto il buco. E quindi questo referendum cosa vuol dire? Vuol dire ribellarsi contro un sistema del genere, vuol dire allo Stato centrale basta, non se ne può più, andiamo a votare, al di là dell'esito dell'indipendenza o meno. Andiamo a dire a Roma non se ne può più da questi territori che continuano a pagare e lavorare, non se ne può più di una situazione del genere. Il 3 marzo avremo magari migliaia e migliaia di firme, che cosa ne facciamo di queste firme, segretario? Serviranno come spinta al Consiglio regionale, perché lì c'è la Lega con Zaia, con i nostri che spingono per un fatto di democrazia, poi se uno vuole votare va a votare contro, cioè non è, in democrazia è così, si vota e vince chi, diciamo, chi è la maggioranza. Però invece abbiamo l'opposizione di centrosinistra e anche una parte degli alleati di centrodestra che hanno paura di sfidare Roma, di lanciare un segnale forte allo Stato centrale e quindi tirano indietro. Questi gazebo servono per quello, per dare forza al Consiglio regionale per una battaglia di democrazia. Ripeto, poi ognuno può pensarla come meglio crede, ma deve avere diritto di votare. Giudizio su Renzi, ha iniziato la sua presidenza del Consiglio proprio dal Veneto. Il giudizio sarà su quello che fa. Io mi auguro, come cittadino, come sindaco, come me lo sono augurato con Letta, come me lo sono augurato con Monti, come con chiunque altro, che quello che lui ha detto, quindi abbassare le tasse, sburocratizzare e quindi ridurre la spesa pubblica, venga fatto. E quindi io spero quello e lo valuterò non tanto sulla propaganda, non tanto sulle comparsate, quanto sui dati di fatto. Poi forse se avessi incontrato i lavoratori di Electrolux, forse sarebbe stato un segnale più importante ancora. Le prime cose che dovrebbe fare adesso, si è rivolto ai sindaci ieri Renzi? Beh, le prime cose che dovrebbe fare è quella, la sburocratizzazione, che è una cosa che si può fare facilmente, senza costi a carico dello Stato, e sarebbe da sindaco, come è stato lui, un segnale molto chiaro verso i territori. E dopo appunto mettere mano alla Costituzione per fare delle riforme strutturali che consentano di ridurre spesa e debito pubblico. E quella è la sfida vera, bisognerà vedere se all'interno del PD, dopo che c'è stata la rottura con Letta e con i suoi, se glielo lasceranno fare. Rapporti con Salvini, ultima domanda, farete a botte oggi? Non c'è pericolo, abbiamo sempre fatto parte della stessa squadra. Le divisioni sull'euro? No, sull'euro siamo entrambi eurocritici, entrambi, come credo chiunque si renda conto che l'Italia all'interno del sistema euro è stata penalizzata a favore della Germania, perché noi non ci siamo divisi, noi non ci siamo difesi, non abbiamo fatto i nostri interessi, la Germania, la Francia e altri li hanno fatti meravigliosamente. Da qui a dire esco dall'euro, questo è un altro paio di maniche, perché come quando ci si sposa, sposarsi è una cosa, divorziare spesso costa molto di più e il divorzio dall'euro rischia di costare molto molto caro. Grazie. Dai, litighiamo. Andiamo là a litigare.